primo reggimento artiglieria da montagna combatterà per la liberazione dei Balcani contro i tedeschi. Sarà inquadrato nella divisione italiana partigiana Garibaldi e questo suo impegno, questo suo valore e coraggio valsero la medaglia d'oro al valor militare concessa nel 1947. Quindi ospitare un reggimento con questa tradizione, con questa storia, era per Savigliano una grandissima soddisfazione. Soprattutto anche, perché io parlerò anche di uomini, non soltanto di istituzioni e di caserme, per il sindaco di Savigliano, che sulla base dei documenti che ci sono in archivio, si era congedato come capitano proprio di artiglieria da montagna. Quindi era doppiamente... Il Consiglio Comunale delibera di conferire la cittadinanza onoraria della città di Savigliano al primo reggimento artiglieria terrestre da montagna, quale segno di riconoscenza per il preziosissimo servizio reso alla patria, in pace ed in guerra, lungo tutte le vicende della storia patria, e quale tributo di onore e di memoria del sacrificio di tutti gli artiglieri caduti nell'adempimento del dovere, per la difesa degli interessi nazionali e per la conquista della pace e della libertà, valori irrinunciabili che gli italiani tutti vogliono custodire. Innanzitutto si arriva a questa graditissima onorificenza perché c'è nella storia una costanza di presenza sul territorio del nostro reggimento. Anche se oggi non abbiamo più delle caserme su Savigliano, abbiamo dei professionisti che vivono e fanno parte del tessuto sociale di questa società. E per chi è uomo in uniforme sa benissimo che lo status di militare lo sta sempre, anche fuori dal servizio. Quindi ci tengo a sottolineare che c'è di fatto una continuità nella presenza di noi del primo reggimento all'interno di questa meravigliosa città. La seconda era, quindi, due principi che sostanziano questa onorificenza e la presenza e soprattutto le opere meritorie, per così dire, che il reparto ha fatto. Senza andare lontano nel tempo, quindi avete sentito delle medaglie d'oro, la medaglia d'argento, tutto quello che il reggimento ha fatto nel tempo, vorrei sottolineare anche un aspetto un po' più recente della nostra storia. Il reggimento da sempre fornisce unità, uomini, donne, professionisti che partecipano a tutte quelle che sono le principali operazioni fuori dal territorio nazionale. Ha fatto diversi turni in Kosovo, in Afghanistan, attualmente, mentre noi parliamo, uomini e donne del reggimento sono rischierati in Ungheria a rafforzare il fianco est dell'alleanza, in un momento difficile, come sapete, per quello che è la crisi russo-ucraina che è in atto. Il reggimento è altresì comando di raggruppamento nell'ambito dell'operazione Strade Sicure per il Piemonte e la Liguria, quindi parliamo di un Homeland Security Operation, quindi siamo a fianco di quelle che sono tutti gli attori di pubblica sicurezza per poter rendere più sicure le nostre città, da Torino a Ventimiglia, passando per Genova e alla provincia di Vercelli. E non ultimo, il reggimento compie anche una serie di attività all'interno di quello che è il nostro terreno d'elezione, che è la montagna. Recentemente, per esempio, è stata aperta una via sul Monte Argentera a cura dei nostri validissimi professionisti. Grazie a tutti.